Archiviata la stagione 2020-2021 per il Teramo, è tempo di guardare al futuro, iniziando da chi nella prossima annata continuerà ad indossare i colori biancorossi in campo, ma non solo. Il rompete le righe di mercoledì scorso ha rinviato i discorsi relativi al prolungamento di contratto di direttore sportivo e allenatore, che saranno chiamati a realizzare e rinforzare evidentemente l'organico futuro. E allora tutto parte dalla posizione di Massimo Paci, che è strettamente legata a quella di Sandro Federico, ha buone chance di rimanere, puntellando la rosa e cercando di tappare alcune falle in posizioni del campo che hanno messo spesso il diavolo in difficoltà. Su Paci ci sono interessi di club come il Frosinone in Serie B, ma al momento si tratta soltanto di rumors e nulla di più. È ovvio che comunque andranno le cose con Paci, l'attacco sarà, a prescindere da chi siederà in panchina, l'argomento principale del mercato estivo. Cianci ha allungato il contratto per andare in prestito a Bari dopo l'ottima parentesi di potenza della prima parte di stagione, ma non rimarrà. D'altronde i tre prestiti nelle ultime tre mezze stagioni, Carpi e appunto Potenza e Bari, sono la spia che né il Teramo crede nel giocatore né che Cianci muoia dalla voglia di tornare nel posto dal quale è stato allontanato, seppur per motivi, come ha più volte precisato il DS Federico, strettamente economici. Altre questioni sono quelle che riguardano chi gioca a ridosso degli attaccanti. Ilari, Costa Ferreira e Bombaggi sono tutti e tre in scadenza e considerando che gli ultimi due pesano più del primo sul bilancio non è affatto scontata la loro conferma. Il problema è che con l'accordo che scade il 30 giugno è impossibile pensare di guadagnare qualcosa dalle eventuali dismissioni, soltanto un risparmio sugli stipendi. Una conferma è probabile, due un po' meno, tre pressoché impossibile, anche considerando la presenza di Mungo in rosa. L'ex Cosenza ha un altro anno di contratto e il prossimo potrebbe essere quello in cui avere più possibilità di giocare. Poi discorsi differenti saranno quelli che investiranno gli altri. Lewandowski sembra essersi guadagnato la conferma, a meno che non arrivi una serie superiore a farlo vacillare. L'Asic e Di Matteo sembrano essere discorsi molto complicati, molto più no che sì. Kerematen idem, più no che sì. Tentardini, più sì che no. Mentre Vitturini e Pinzauti, per la loro versatilità, potrebbero risultare utili anche in futuro. Molte voci sono quelle che riguardano Santoro e Diakité, ma questo è un discorso diverso perché, non essendo giocatori in scadenza, serve un'offerta adeguata per portarli via. Per questo potrebbero rimanere ed essere due dei pilastri, insieme ad Arrigori, Mungo, Soprano, Piacentini e Trasciani, del diavolo che verrà, se con Massimo Paci in panchina e Federico dietro la scrivania, saranno i prossimi giorni a deciderlo.